Dottore Accesi, benvenuti a FM Motori, il motorsport in Friuli Venezia Giulia. Raccontata dai protagonisti: si parlerà di Speed, della stagione del Motoclub Olympion. Grazie della presenza di Pierpaolo Scagnetti per le eh, due ruote, quelle di traverso in pista ovale. Poi, eh, fine settimana, appuntamento di partenza per quanto riguarda la stagione di Alessandro Altoe, pilota cross country rally. Parleremo della sua gara ma anche di quella che sarà la stagione 2018. E poi, un fine settimana con eh, la regolarità. Tanti nomi noti, parlavamo un attimo fa fuori onda, eh, Brissoni e eh, Gritti che hanno fatto la storia della regolarità al vecchio enduro. Ne parleremo assieme al presidente del Motoclub Manzano, vero Stefano Vezil. Qualche notizia perché appunto parte nel fine settimana il campionato italiano cross country rally 2018. Nella destra tagliamento: 39 gli equipaggi iscritti tra prototipi, produzione, veicoli leggeri, camion in inizia per il campionato italiano cross country rally. Mentre i TM, suddivisi in prototipi e produzione, daranno vita al campionato. Il campionato italiano side by side con eh, il numero uno ci sarà il campione italiano Alvis Borsoi che dovrà vedersela con Lorenzo Codeca, otto titoli italiani all'attivo. Terzo incomodo Andrea Tomasini che abbiamo ospitato la scorsa settimana, il pilota friulano promosso ufficiale Suzuki, e outsider della gara per lo Scudetto. Allora una stagione eh, con tanti begli appuntamenti per lo Speedway nella nostra regione, l'anello di eh, Terenzano si conferma uno dei furcli anche a livello anche internazionale anno dopo anno riconfermate sempre l'alto livello al, come gare proposte al pubblico non solamente dalla nostra regione ma anche che va oltre grazie anche a quella che è la proposta del motoclub Olimpia ne parliamo insieme al presidente allora innanzitutto diamo qualche novità per quella che è la stagione Pierpaolo Scagnetti beh diciamo grosse novità non è che ce ne sono nel senso che la squadra a livello agonistico i piloti sono tutti riconfermati quindi Avremo tra le nostre fila il campione italiano in carica Michele Castagna, il vice campione italiano Nicola Scovati e il campione italiano Under 21 Mattia Lenarduzzi. Farà parte della squadra anche il veterano dello Speedway italiano Alessandro Milanese che appunto da, da quasi 30 anni mh, disputa questa disciplina. E noi come Motoclub organizzeremo appunto sabato 7 e domenica 8 aprile le prime due prove di campionato italiano Speedway a seguire ci sarà l'evento più importante di tutto l'anno, cioè il... il la finale di campionato europeo individuale, il famoso Challenge, che praticamente permette ai primi tre classificati l'accesso alle quattro finali del trofeo Speedway European Championship, che è un trofeo che negli ultimi cinque anni è stato molto rivalutato grazie all'interesse di un promoter che ha acquisito i diritti televisivi ed è una gara che viene trasmessa in diretta in diverse nazioni europee. Ecco una riconferma comunque dell'alto livello, perché qua è passato sia il Gran Prix, cioè la massima espressione dello Speedway mondiale, c'è cioè un'abitudine ad avere e masticare veramente lo Speedway anche perché è una disciplina che anche per colui che non lo conosce può assistere a una gara ha un'adrenalina, riesce a trasmettere veramente grande spettacolo per quello che è l'attività eh, dei piloti sull'anello, la battaglia che uno può vivere in diretta controllando poi tutta la pista, dallo spalti. Certo, infatti è uno dei vantaggi dello Speedway, è proprio questo che come dicevi tu Marco, dalle, dagli gli spalti sia ha la, visu la visuale dell'intera pista, non è come un autodromo dove ad esempio si è costretti a dover, tratti, a, a dover, a dover ricorrere a, alla visuale sul, sul maxi schermo perché si vede magari solo un pezzo di rettilineo o solo una curva, lì c'è l'intera pista davanti agli occhi e, e appunto le batterie sono velocissime, hanno una durata di un minuto e quindi non lasciano tanti tempi morti, ecco. Alessandro, tu è con noi per parlare di quella che è la stagione, che partirà tra l'altro questo fine settimana con il Baia di Primavera, ha per te una scelta eh, di un mezzo, un T3, non correrai con il side by side, ma correrai assieme alle altre vetture del campionato italiano, cambia poco per quello che è la tua abitudine, ricordiamo non sei all'esordio perché qualche bella esperienza te la sei fatta e vedremo anche eh, dalle immagini, allora quanto conosci realmente il mezzo e quali sono le speranze per te in questa stagione, Alessandro? Beh, intanto buonasera a tutti. Eh, il mezzo l'ho già sperimentato in una, un po' di gara l'anno scorso nel 2017 dove ho esordito a San Marino se, con le categorie T3 e, per poi fare una gara del mondiale in Ungheria e terminare eh, il campionato italiano con l'Italia l'Italian Bahia d'autunno e quest'anno eh, mi sono riconfermato in questa prima gara del campionato cross country rally eh, categoria T3 quindi contro anche le macchine e la scelta è stata presa con eh, in base al team e personalmente Allora tu, 17enne, grosso modo, ancora giovanissimo hai voluto approcciarti a questo sport, al motorsport in questa maniera eh, Qual è la, la tua sensazione iniziale ma soprattutto qual è anche eh, il commento dei tuoi coetanei amanti del motorsport cosa ti dicono e cosa ti chiedono di questa specialità, di questi mezzi? Beh è un mondo molto bello, a me piace moltissimo e deve crescere, crescere ancora molto secondo me e eh, boh, eh, è un mondo che piace a tutti perché il fuoristrada dà sempre emozione e, e soprattutto eh, queste gare cross country danno, secondo me, un po' più di emozione rispetto ai rally per certi punti di vista. Quindi. Sono gare molto più lunghe, le prove speciali sono di parecchi, eh, parecchi chilometri, più. Eh, Lunga rispetto a una classica prova speciale di rally quasi quattro volte, perciò non c'è solo la potenza, lì devi essere capace anche di prestare attenzione a quelle che sono le performance della vettura, riuscire anche a dosare, anche perché c'è il rischio sempre della rottura, e questa si fa anche con l'esperienza, però fino adesso a te è andata bene. Sì, dai, è andata qualche problemino, l'abbiamo comunque avuto all'esordio. Però come dici te, appunto. Eh, la specialità è molto bella per le speciali lunghe dove devi gestire non solo andare forte e soprattutto il fatto di non avere le note è una cosa che a me piace molto eh, in quanto è più il pilota a gestire il tutto che senti, navigatore. nel fine settimana chi sarà il tuo navigatore? Eh, Bruno Fedullo che ha navigato con Codecar eh, Bruno Fedullo eh. ha vinto diversi titoli italiani con Lorenzo Codecar con la Suzuki perciò ti porti in abitacolo veramente un eh, navigatore espertissimo e titolato sì, sì, è il navigatore abbiamo avuto un po' di problemi a trovarlo diciamo, per questa gara, e all'ultimo siamo riusciti a trovare un accordo con Bruno Fedullo, che sicuramente con la sua esperienza mi aiuterà molto. È eh, estremo vedere, senza dubbio eh, la vettura c'è il pilota emergente anche, non manca il navigatore, le componenti ci sono tutte per questo fine settimana. E parlando di fine settimana, nel, eh, sulle due ruote, quelle storiche, con noi c'è eh, Stefano Vezzi, il presidente del motoclub di Manzano, tutto pronto, oltre 300 gli iscritti e un numero importante. Fanno tra l'altro di questo campionato regolarità eh, storica, gruppo 5, uno dei più partecipati, se non il più partecipato a livello nazionale. Questo è già un bel dato per voi che mostra mostrerete il Friuli Venezia Giulia con delle prove eh, sia quell'Indina al cross test fantastiche a mio avviso. Buonasera a tutti, Beh, innanzitutto è una grande soddisfazione per noi avere questa validità di, questo, di questa manifestazione perché il Modo Cremanzano quest'anno ha fatto il decimo compleanno e quindi ci siamo fatti questo regalo di compleanno logicamente come sempre abbiamo fatto cercheremo di mettere a disposizione tutta la nostra esperienza nelle migliori maniere possibili, due prove speciali fantastiche, un bel fettucciato molto tecnico su un campo in contropendenza, la linea causa il maltempo, abbiamo dovuto modificarla un attimino all'ultimo momento e abbiamo dovuto cambiare la logistica, però insomma siamo riusciti a fare un bel lavoro e spero che tutti i piloti si divertano da quelli più giovani a quelli più... Avanti con l'età. Ecco. Senti, il sabato sera dalle 18 in poi ci sarà un qualcosa in più rispetto alla pura gara. Dopo le operazioni preliminari, mi sembra che avete organizzato un qualcosa di particolare, una maniera per eh, così eh, presentare il Friuli Venezia Giulia con un aperitivo, in gastronomia, ma soprattutto con dei veri gioielli. Avete trovato, mi dicono, delle moto fantastiche eh, da fare quasi da sfondo eh, di quella che è stata la tecnica eh, motociclistica di un tempo. Sì, abbiamo trovato dei amici che ci hanno prestato queste, queste moto qua, che nella palestra metteremo a in visione a, tutti a tutte le persone, tutti invitati, dopo le la chiusura del parco chiuso, quindi le operazioni preliminari che sono per le 18, ci sarà un rinfresco dei prodotti tipici locali e sarete tutti ospiti del Motoclea Manzano nella palestra sportiva, nella palestra comunale in via Olivo a Manzano. Senti, poi ci sono i piloti di casa, Stefano eh sì. Bosco che ha conquistato il titolo italiano 125, ma anche altri che vanno forte, Gennaro che comunque non è con voi, però è un pilota friulano, perciò non faranno, eh, faranno anche anzi i protagonisti, i piloti di casa contro tanti che arriveranno al di fuori, soprattutto dalla Lombardia, terra dell'Enduro, terra della regolarità. Beh sì, giusto, come hai nominato tu Marco c'è cioè Stefano Bosco, ma abbiamo anche un'altra persona del Motoclub che è Sandro Zamparuti, che si è impegnato proprio all'invero simile per cercare di organizzare al meglio questa manifestazione qua. Alberto Genaro che correrà a Che lui organizza, ma anche corra, perché affronta tutto il campionato italiano. Affronta tutto, poi ci sono anche Marco, Stefano, e altri piloti del Motocar circa una decina di, di piloti. Con Petris, moto De Petri De Vincenti. Petri De Vincenti, Tommasetis Mauro, la prima esperienza. Carino diciamo Moratore Alberto Calegher. Carino Moratore che tanti conoscono perché è uno che vince la Civita alle Castelmonte in auto. Carino Moratore corre con tutto, due quattro ruote. Lui basta che sia benzina da mettere dentro nel motore. siamo assolutamente sicuri. Sì. Siamo arrivati al momento della videoclip. Poi c'è la pubblicità, poi, di nuovo la seconda parte di F Motori. Restate con noi. Videoclip. Oggi con la seconda parte di F -motori. per Paolo Scagnetti, andiamo a vedere quello che poi si muove attorno alle nuove leve dello Speedway, non è facile però qualcosa, vedi Elena Duzzi sei riuscito a tirare fuori, te soprattutto come pilota e poi allenatore esperto dell'Olimpia. Ah, diciamo che attualmente stiamo lavorando appunto per riproporre i corsi di Speedway, ci saranno delle novità rispetto al passato dove erano delle giornate diciamo, individuali di avvicinamento al, proprio alla disciplina, adesso vogliamo proporre dei corsi eh, che si svolgeranno su diverse lezioni in maniera da portare i ragazzi a fare un percorso e alla fine del percorso dovranno essere diciamo, eh, abbastanza vicino ha la possibilità di poter disputare una gara in merito stiamo costruendo diverse moto le stiamo ultimando proprio in questi, in questi sì, giorni qualcuno ha la possibilità di avvicinarsi magari arriva da un'altra specialità l'Enduro, motocross e può avvicinarsi anche con dei mezzi che voi mettete a disposizione Certa questo è importante cer certamente attualmente noi disponiamo di tre moto di tre moto sono già due, due moto sono 250 cm3 e, e sono quelle che verranno utilizzate proprio all'inizio e dopodiché ne abbiamo un'altra che è 500, che è già pronta a gara e, e che può essere usata da quelli un po' più esperti che insomma al termine dei corsi hanno veramente voglia di iniziare a correre, magari non ne hanno le possibilità. Noi cerchiamo di venirgli incontro mettendogli a disposizione il mezzo. Alessandro, Toa, cioè, tu arrivi adesso e sei pronto nel fine settimana per la gara di Cross Country Rally, però eh, le tue esperienze arrivano anche dalla pista. Raccontaci questa tua avventura. Sì, eh, ho partecipato a novembre alla 24 Ore di Adria in casa mia diciamo, possiamo dire, e con le vetture turismo eh, dove una gara molto bella per me, una gara endurance, 24 ore di gara, dove la strategia fa tanto e... Anche la pista è molto bella come. Diciamo un po' similare le due cose, anche se il fondo è chiaramente totalmente diverso. Però il comportamento, il preservare il mezzo, avere un'andatura ideale, eh, può essere simile al cross country sotto quell'aspetto. Perché parliamo sempre di gare molto lunghe dove il mezzo, eh, soprattutto, non puoi tirarlo al collo perché puoi rischiare troppo. Sì, certamente. Eh, io adesso di cross country come gara lunga, ho fatto solo Lungheria, diciamo, anche se comunque le gare. I cross country qua, che ho fatto in Italia sono comunque molto belle. Eh, però sì, in, in Ungheria bisognava anche tenere d'occhio il mezzo e le parti meccaniche come la 24 ore, quindi da un certo punto di vista sì, eh, sono uguali. Però il fumo, la sabbia è un'altra cosa, mi sa che tira di più che la pista. Alessandro. Sì, sì, sì. Eh, mi piace molto di più lo sterrato mi, come stile di guida e per tutto il resto molto più bello a parer mio. Allora, Stefano, eh, ti piacerebbe te, che comunque arrivi da Enduro, hai corso anche a ottimi livelli, una bella gara te la faresti anche te tra le storiche, anche perché c'è un richiamo ad un tempo, quando in Italia veramente eh, si produceva parecchio, tanti marchi erano italiani, abbiamo fatto scuola nella regolarità, non solo come piloti ma anche come costruttori in quegli anni. Adesso ormai siamo beh, restati comunque con Beta e TM, ma una volta c'era anche Squarna, Gori, Aprilia, ce ne sono tantissimi, Villa, Michael. Va vabbè. Penso che una, una volta penso che ogni garage aveva una, una marca di moto. Beh, io ho qualcosina a casa che quando avrò tempo riuscirò forse a restaurare, magari proverò una moto. Ce l'avevo, avevo un bellissimo PUG 2,5 F3 e, e un 347, poi qui per decisioni le ho vendute. Che quasi quasi adesso neanche mi pento di aver venuto a, a cercarla. Difatti, sto raggranellando su un due pezzettini là, un, due pezzettini qua. Là, insomma, qualcosa prima o poi rispunterà fuori da, dal mio garage. Ecco. Senti, al di là della gara, che poi, tra l'altro, in questo fine settimana impegnerà eh, un gran numero, diciamo, di volontari. Eh, anche perché c'è bisogno di preservare il percorso e soprattutto avere le, come punto di riferimento la sicurezza. Voi siete sempre un bel gruppo, questo aspetto a Manzano. Ma siamo sempre un bel gruppo, però devo, dirla, devo dire la verità che ci appoggiamo anche con tanti amici, perché oggi bisogna unirsi anche fra motoclub per avere la forza di andare avanti, che è sempre più difficile. Ci sono stati, c'è il motoclub eh, per fare i nomi, c'è il Motoclub Tagliamento, c'è il Motoclub Ariano, eh, c'è il Motoclub Gemona che vengono a darci una mano volentieri, noi ricambiamo il favore alle loro manifestazioni e così si crea una sinergia anche fra motoclub e anche di amicizia. Pierre, te come pilota, hai ancora voglia di dire qualcosa nello Speedway oppure come presidente, poi hai tante altre cose da seguire? Ah, sinceramente mi piacerebbe risalire in moto, questo senza ombra di dubbio però penso che ricoprendo appunto la carica di presidente non sia il caso ecco. poi è oltre un anno che sono a digiuno dal, dal manubrio quindi sarà un po' traumatico risalire in sella un giorno però penso che qualche giretto così per divertirmi me lo, lo farò volentieri Senti tornando ai prossimi appuntamenti qual è quello più vicino al prossimo appunto eh, nell'ovale uh, nell dell'Olimpia Stadium di Terenzano? Beh sabato 7 aprile appunto la, la prova inaugurale del campionato italiano e, e a seguire ci sarà domenica 8 aprile la seconda prova di campionato italiano. Abbiamo deciso appunto come si usa fare negli ultimi anni di raggruppare le gare anche per permettere ai piloti stranieri di, di, che ultimamente stanno dimostrando notevole interesse nel, nel nostro campionato italiano di poter venire con un viaggio solo appunto a disputare due gare. E al... di flat track? Il flat track eh, quest'anno ospiteremo le finali di campionato italiano l'1 e 2 settembre quindi un po' più in là e comunque anche questa è una disciplina emergente che però qui in Friuli non sta ancora atticchendo diciamo così, e, e in tal senso organizzeremo appunto una o due giornate di avvicinamento per vedere se qualche appassionato magari Proveniente dal Motard, che è un po' la disciplina con le moto più simili, si trova bene e decide di praticare questa disciplina. In effetti, senti allora Alessandro Altoei nel fine settimana impegnato con. Il T3, il suo mezzo Yamaha, diamo un po' di caratteristiche del tuo side-by-side side, anche se qua diventa un quadriciclo leggero, corre assieme alle vetture ma c'è anche la categoria quasi esclusivamente di side-by-side tu side. hai fatto una scelta che rispecchia un po' quella che dello scorso anno mi sembra Sì, allora Yamaha che, che con cui prenderò parte alla gara ha un mille di cilindrata come vettura è praticamente stock eh, soltanto le modifiche che permettono di correre con i roll bar la sicurezza e, ed è uguale alle vetture che saranno in categoria tm2 in quanto non possiamo montare il turbo e potenziarla troppo e ecco una scelta di Yamaha di schierare in tre diverse categorie tra diversi piloti ci sarà Amerigo Ventura, che è uno che punta sicuramente al titolo, arriva dai quad ed è un nome, anzi, nei quad è sempre andato molto forte. Ci sarai, te, ma non solo. Sì, e dopo aver visionato un po' eh, con Angelo Montico eh, e anche mio padre, abbiamo deciso che correre in categoria T3 questa gara e il campionato è la cosa più giusta, poiché in TM1 c'è già, come già detto, Amerigo Ventura che sicuramente punterà al titolo e in due 2 Christian Mazzer e quindi per schierare bene il team in tutte e tre le categorie è ben deciso così scelta che sicuramente pagherà ma soprattutto sarà un anno anche dove tu cercherai anche di accumulare esperienza ce ne vuole tanta anche perché è eh, chiaro, eh, nell'off-road arrivi da alcune gare vuoi riconfermarti, vuoi continuare perché a tuo avviso questa è la strada giusta sì, sì, eh, quest'anno dopo l'annata scorsa eh, puntiamo a fare risultati e eh, quindi concentrarci bene sul, sui risultati del campionato Ti terremo d'occhio ti terremo d'occhio assolutamente Alessandro Senti Stefano diamo qualche informazione agli amici che ci seguono su Telefriuli per andare così ad assistere alla competizione di domenica lo ricordiamo si parte dal grosso modo alle 10 mi sembra e poi è abbastanza facile perché è radunato anche se poi ci sono le prove cross, le prove in linea dove eh, lì è il cronometro che conta vero Stefano? Beh giusto Marco eh, la gara parte alle 10 dal polo sportivo comunale di Manzano le prove sono molto vicine però c'è un piccolo problemino siamo si può dire lambiti dalla marcia dell'unesco che parte da cividale e andrà a finire ad aquileia quindi si può dire che la prima parte il primo giro della gara è un po' blindato ci sono le strade alternative per poter arrivare sia alla prova speciale in linea che al fetuciato c'è un attimino da usare eh, un po momentino il GPS per arrivare, ma solamente per il primo giro. Dopo è tutto facilmente raggiungibile, perché se le prove dal campo sportivo si trovano circa 8 minuti 5 di distanza. Ecco il consiglio che ti senti di dare per qualcuno che magari non è pratico della zona? Arrivare nel secondo giro, grosso modo, l'orario. O arrivare nelle prove, già alle 8 e mezza del mattino, dopo si attende un attimino, perché poi c'è la chiusura delle strade. Oppure ci sono, la linea è raggiungibile da Orsaria, si, si, si fa un pezzettino di trasferimento delle moto e si arriva sul fiume Natisone, dove facilmente è facilmente raggiungibile sia la fine che l'inizio della prova. E invece il fettuciato che si trova a San Giovanni Natisone, bisogna un attimino fare la strada statale, la SS 56, e dopo seguire le, le deviazioni. Che il, la polizia locale ha indicato per poter passare l, la strada. Ecco. Diciamo che le componenti sono tutte quando c'è la passione o la curiosità, i problemi passione, vengono meno. I, i, I problemi ci sono. Purtroppo si cerca sempre di trovare una soluzione e c'è anche la persona che ti aiutano ad affrontare questi problemi. Bisogna dire una cosa importante: io devo ringraziare l'Uti del Natisone, il comandante Galizia, che ci ha dato una mano per questa soluzione qua. Ma devo anche, è eh, una cosa doverosa, ringraziare tutte le aziende agricole che ci hanno permesso di passare sui terreni e noi portiamo anche un po' di turismo, perché su un 300 piloti tutte le logistiche della zona hanno il full. Questo è importante, il motorsport porta anche indotto, ce l'ha detto il nostro eh, Stefano. Allora, grazie, prima del video clip io vado a salutare, e a ringraziare eh, il nostro Pierpaolo Scagnetti, abbiamo parlato con lui del speed di quella che è la stagione a venire 2018 per il Motoclub Olimpio. Grazie, è impegnato in questo fine settimana nella gara di cross country rally con Suia un grazie anche ad Alessandro Alto e poi ne abbiamo parlato un attimo fa della gara di eh, regolarità epoca del fine settimana a Manzano assieme al Presidente del locale Motoclub Stefano Vezzi il videoclip e noi ci vediamo la prossima settimana ciao